La Carta Costituzionale dice lo Stato non riesce a svolgere in maniera puntuale tutte quelle attività che interessano i bisogni dei cittadini, può farsi assistere e fare un passo dietro o di lato rispetto al terzo settore, che può svolgere quelle attività se vuole i benefici reali presenti nella riforma del terzo settore. Tra queste c'è l'organizzazione e la gestione delle attività sportive, ma non c'entra nulla con le discipline del CONI. Il codice del terzo settore e in particolare il registro unico nazionale del terzo settore non si muove per discipline, non si basa sulle discipline sportive. La ragione è che si basa sulle attività di interesse generale, e ogni ente, ogni associazione di promozione sociale potrà scegliere anche tante, molte attività di interesse generale da inserire nello statuto. Oltre allo sport ne potrà inserire tante altre, dove si parla di inclusione, dove si parla di formazione, dove si parla di interventi sociali. Chi più ne ha più ne metta.